E buonasera ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo sesto episodio del Walkthrough di Anthem. Nello scorso episodio abbiamo visitato la tomba del generale Tarsis, abbiamo trovato il suo sigillo che ci permetterà in questo episodio di accedere alla fortezza dell'Aurora. Io direi di non perderci tante chiacchiere ed iniziare subito. Tra l'altro, prima che mi dimentichi, vi dico subito che non penso raga riuscirete a rivederlo per la fine del Walkthrough perché ha avuto degli imprevisti, quindi è rimasto indietro, a meno che non riesca a recuperare non penso lo vediate. C'è da aspettarsi un bel po' di soldati del dominio arroccati nei pressi della fortezza. Hanno allestito delle torrette. Dobbiamo distruggerle. Come possono essere arrivati tutti dal ponte? Devono aver usato una porta multidimensionale. Hai ragione. Andrò a controllare. Ci sono un sacco di tracce energetiche nel cortile. Raggiungi i cancelli della fortezza. Porta multidimensionale collegata a quegli ancoraggi. Distruggili per chiuderla definitivamente. Devo dire ragazzi che a questo punto della storia posso dirvi con certezza che non è che mi faccia proprio impazzire il fatto di avere sempre qualcun altro in squadra. Mi spiego meglio, qualcun altro che non conosca, perché giocando con gente così a caso mi perdo dei pezzi perché magari li fanno loro e io non me ne accorgo nemmeno. Li abbiamo distrutti. Per esempio... vediamo se è vero. Ok, era vero. Riesco a credere ai miei occhi. Sei il primo che posa lo sguardo in questo posto da secoli. Guardati intorno. Non voglio perderti nulla. Che figata, raga. Direi di aver già visto questo disegno prima d'ora. Ammira le porte della forza. Chiunque covi il desiderio di aprirle, posizioni il sigillo. La prova della forza traccerà il confine tra il debole e il meritevole. Così decreta Ardenvassa. Ardenvassa? È davvero la sua voce, laggiù. Forse è lì che devi inserire il sigillo. C'è solo un modo per scoprirlo. Puoi avvicinare... Ma to che casino, aiuto, perché non c'è da tutto. Ritieni meritevole di occupare un posto tra i cavalieri della Legione dell'Aurora? In tal caso, devi sapere che un vero legionario viene sempre messo alla prova. La più valorosa di noi tutti, Elena Tarsis, attirò i suoi nemici in battaglia in un posto da lei scelto. Lì trovarono rovina e distruzione, grazie alla forza e all'astuzia del generale. Dimostra il tuo valore. Intraprendi il cammino del generale Tarsis. Affronta il tuo più grande nemico. Possa la tua forza prevalere sull'oscurità. Hey, che succede? Ma che stracapperetto è successo? Oh cazzarola, mica me l'ho accorto. Ok, non ho capito niente. Dove siamo, perché ci siamo e cosa è successo. So solo che questo titano mi sta aprendo il culo. Il titano, ragazzi, è tipo la creatura del caos per eccellenza. L'avevamo già affrontato nella beta, solamente che era decisamente più piccolo. Il titano essenzialmente, ve lo spiego, ha i punti deboli che sono... Porca miseria. Che sono quelli rossi, quelli che si illuminano. Quindi quando si illuminano le mani o il petto, per esempio adesso, abbiamo i punti deboli del titano. Il problema è che è tipo fortissimo, ti spacca il culo in mezzo secondo. Di morte e miseria, i più formidabili avversari della razza umana. Tarsis giurò sulla sua vita che avrebbe spezzato la presa con cui soffocavano il mondo. Che miseria. Bisognerà scoprire qualcosa di più, ragazzi, su questi Urgot, perché sappiamo veramente pochissimo, se non niente in realtà. Sappiamo solamente che gli Urgot erano questa razza che... Aia, m'ha shottato, quasi. Era questa razza, dicevo, che rese in schiavitù l'umanità e da cui la Legione dell'Aurora ci salvò. Il problema è che il titano, da quello che so, dovrebbe tipo controllare tutti gli elementi, quindi non è immune in particolare a qualcosa, o meno. Guarda, guarda, guarda! Rimango costantemente one shot, raga. Una cera sconosciuta, perché il nostro generale aveva un potere segreto. E sapeva di dover aspettare il momento giusto per scatenarlo. Gli Urgot calarono su di noi come la notte. Ma Tarsis gli scatenò contro la voce del cielo.
Le montagne si piegarono alla sua volontà. In un fragoroso coro di tuoni, il nemico dell'umanità venne distrutto. Io sono morto. La cosa che mi piace di questa faccenda è che se questo è il... non mi restate, ragazzi. Hai superato l'esame. Anche il più temibile dei nemici crolla davanti alla tua forza. Tuttavia, altre prove ti attendono, Lancelli. Prosegui oltre. Possa il cammino intrapreso condurti verso l'Aurora. Ok, dicevo, se questo qua è il livello di difficoltà del gameplay, sono veramente intrigatissimo, perché bisogna cercare di trovare un qualcosa che riesca a non farci morire ogni 3 secondi. E la prima porta è aperta. Connessione ristabilita. Come eri finito? Ho combattuto un titano, ma non ho mai abbandonato questo posto, vero? È un varco. Ecco perché avevo perso il collegamento. Qualunque cosa fosse, ho usato vere munizioni là dentro. E abbiamo subito... la leggenda del generale Tarsis. Seconda prova. Così fu per il generale. Così è per tutti noi. La tua inevitabile morte ti attende, Lanciere. Vai avanti. Beh, grazie. E affrontala. Aspetta. Il cammino giunge qui alla sua fine. Questa è l'ultima resistenza del generale Tarsis. Aia, ok. Stiamo essenzialmente rivivendo gli eventi del passato, della battaglia contro gli Urgot. Una cosa che non capisco perché ci sia il dominio. Forse sono stati trasportati anche loro. Boh. Per sfidare il suo nemico nella indifesa, Tarsis prese con sé soltanto un manipolo di cavalieri. La rapidità era data loro, ma dovettero fronteggiare un esercito di una forza schiacciante. Nonostante tutto, Tarsis vincette. Nello stretto passo di montagna, i legionari opposero resistenza contro la forza dell'Orda Urgot. Se avessero vacillato, se la loro fragile linea di difesa si fosse spezzata, Antium non avrebbe avuto scampo. E con lei, infinite altre vite. Niente, questi non hanno capito i miei alleati che non devono uccidere i tipi, ma devono venire a conquistare la zona. Vedete per quale motivo non mi piace giocare con gente che non so chi sia, con cui non posso parlare. Stesso si trovò faccia a faccia con il leader degli Urgot in battaglia. Colpita mortale. Prese la sua morte era imminente. Ma lottò. Anche mentre la linfa della vita le scivolava via dalle mani, riuscì a respingere i nemici. Stiamo sempre avvicinando di più alla città, e che vuol dire che siamo sempre più vicini alla fine, alla caduta. Certo. Non hai permesso al fratello di una morte inevitabile di schiacciarti. Alzati e va avanti, Lanciere. Un'ultima prova ti attende. Sei tornato. Cosa è successo? Ho rivissuto la battaglia di Antium, ma con il dominio al posto degli Urgot. Perché non ti sei mai trovato un Urgot di fronte? La prova è come uno schema in cui è la tua mente a fornire i dettagli. Cioè, sto combattendo contro i miei stessi ricordi e stanno vincendo loro. Grandioso. Bello. Ammira le porte del coraggio. Chiunque covi il desiderio di aprirle, posizioni il sigillo. La prova del coraggio traccerà il confine tra il lanciere vero e quello fallace. Così decreta Arden Bassa. Fei, non so se ce la faccio. Sono a pezzi. L'armatura ha subito troppi colpi, le munizioni scarseggiano. E chissà cosa mi aspetta più avanti. Ehi! Gli specialisti sono nati per queste situazioni. Puoi farcela. Lo spero. Va bene, mettiamo sto sigillo. Un grande flagello si annidava nel cuore della Terra, minacciando di disfare il tessuto stesso del mondo. Così Elena Tarsis si mise in viaggio per affrontarlo nella sua stessa tana, per porre fine alla sua furia distruttrice una volta per tutte. Prosegui lungo il tuo cammino, Lanciere. Cerca il disastro e fermalo sul nascere, se ne hai il coraggio. Come? Non ho nemmeno un'arma. Non ne hai bisogno. Non c'è più tempo. Silenzialo! Non funziona. Stai per essere divorato!
Metticela tutta! Fatto! Credo che la via del coraggio sia un terreno a te noto. Non riesco a muovermi. La tua armatura si sta surriscaldando. Morirò! Calmati, o andrai in blocco. Non riesco a sparare! Si mette male! Il tuo valore è stato messo alla prova. Più e più volte. Torna anche tu al vettore. Missione terminata. No, Fei! Dobbiamo silenziare il cenotafio! Dobbiamo andarcene. Pensa a Miller, a Dyer e agli altri. Non essere codardo! Non lo sono. Il tempo delle prove è finito. C'è un solo altro luogo per te da raggiungere. Ricorda, la forza può conquistare un momento, la risolutezza può durare oltre un giorno, ma il coraggio deve rinnovarsi con l'aurora. Intraprendi il cammino, lanciere della legione. Eccoti, hai fatto in fretta. In realtà ci ho messo 2 anni a superare la prova. Ma l'hai fatto? Fino ad ora. È quello che credo che sia. Do un'occhiata da vicino. Attenzione. Lo strale del generale Tarsis. Qualcosa non può. Fei, Aluk, non vi sento bene. Fei, lo vedi anche tu? Fei, mi ricevi? Non può sentirti. Owen! Accidenti. Lo strale non funziona, eh? Che sfortuna. Click. Che cavolo stai facendo? Oh, su, via, andiamo. Non è ovvio? Ciao, bellezza. Niente più attese. Nessuno che mi lascia in disparte. Lo scrutatore risparmierà il forte se mi schiero con lui. Come puoi aiutare il dominio? Sai cosa ha fatto? Sì, so benissimo cosa ha fatto. Non possiamo batterlo. Owen, fermo! Dannazione! Proprio non ci voleva. Dai, insultami se serve. Potrebbe andare meglio, certo. L'amplificatore è guasto, non riesco a capire che cosa ha combinato al motore. Il vettore non si tocca finché non sarà sistemato. Che mi dici di Fei, sta bene? Sto analizzando i danni ai sistemi del vettore. Ehi, vietato parlare finché non riparo la connessione. Vuoi prendere fuoco? Quindi, siamo bloccati qui mentre Owen sta scappando. Che altro può succedere? Ah, calmati, ok. Ora come ora non sei in grado di inseguirlo. Mi daresti una mano? Dobbiamo far ripartire il vettore. Dobbiamo fare qualcosa per fermarli. Vince. Vedi, questo è il tuo problema. Pensi sempre al futuro e mai al presente. Il presente è un casino. Ho portato qui Owen e guarda com'è finita. Nastro, quindi credi che sia tutta colpa tua? Eh? L'ennesimo fallimento dell'eroe solitario. Passami il...
Ah, male. Sì. Questo è il mio vettore. Nessuno sale senza il mio permesso. E poi... Faye capisce le persone al volo, quindi se neanche lei si è accorta di nulla... Prova la connessione adesso. Sei un ottimo specialista. Forse il migliore che abbia mai visto. Ma non sei più intelligente di me e Faye insieme e non hai gli occhi dietro la testa. Smettila di colpevolizzarti per cose che non dipendono da te. Hanno lo strale. Che si fa? Ce ne stiamo a guardare mentre il Dominio mette le mani sul cenotafio. Mi dispiace, mi sono distratta. Non mi sono accorta del sabotaggio durante la mia solita ispezione. Basta, sensi di colpa, sto impazzendo. Al lavoro. Ma che lavoro? È finita? No, non ancora. Lo strale che hanno rubato non funzionerà. Ho guardato bene lo strale del generale. Non ho mai visto niente del genere. Quindi per ora ho solo una vaga idea delle sue capacità, ma... Faye, vieni al dunque. Quasi tutti i catalizzatori sono collegati al sigillo del generale. E senza di esso l'armatura non può funzionare. Questo li rallenterà, ma non risolve il problema. Rallentarli forse basta. Ho le informazioni ricavate dalla fortezza dell'Aurora e sono riuscita a studiare per bene lo strale. Aspetta, stai suggerendo di costruire un nostro strale dell'Aurora? Soltanto i catalizzatori principali, ma... Sì. Lo costruisco io, se mi date i progetti. Quindi sarai il nostro Arden Vass? Perché no? Ho già costruito strali usando rottami, ora parliamo solo di un paio di catalizzatori. Forse ci toccherà saltare su qualche chimera infuocata, ma ci riusciremo. Il salto della chimera infuocata è la base del mio addestramento. Prepara il tuo strale. Io devo aggiustare questa cosa. Non tutto è perduto, gente! E infatti, ragazzi, proprio come avevamo detto... Owen è passato al lato oscuro e ci ha fregati tutti, nel senso ha fregato tutti loro. Io me ne ero accorto, non me l'hanno chiesto, quindi non glielo ho detto, non mi sembrava giusto. A parte gli scherzi, ragazzi, Owen ha preso lo strale dell'Aurora e noi cerchiamo di costruirne una versione nostra. Non so cosa uscirà fuori assolutamente, ma tutto ciò lo scopriremo nel prossimo episodio. Quindi io direi, ragazzi, che se questo video vi è piaciuto, lasciate un like, commentate, condividetelo. Se siete tutti quelli che conoscete e che non conoscete, che c'è la bellissima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video. Vi lasciamo qua sotto in descrizione anche da bellissimo, nuovissimo, fantasticissimo sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao!